meglio da me. San Francesco! Cerro, fortissimi. Mi dite i vostri nomi? Marco, Andrea, Tommaso, Silvia. Insomma, non è andata benissimo, però siete contenti uguale, vero? Ditemi qualcosa. Com'è andata la gara? Raccontatemi le vostre sensazioni. Bene, però potevamo far di meglio. Complimenti agli avversari perché comunque sono andati più veloci di noi. Voi vi siete sfidati con quelli che si erano qualificati per primi, però, vero? Pure più forti. Insomma, sì. Siete contenti lo stesso? Sì. Quindi per l'anno prossimo vi preparerete meglio? Sì. Bravi, complimenti. Grazie. Thank you.
presentiamo intanto il Rione Ponte. Mattia. Luca Lorenzini. Filippo. Insomma, com'è andata stasera? Io vi ho visto una partenza bellissima, stavate però superando, siete stati proprio bravi. Io ho chiesto il cambio, soltanto c'avevano, c'erano sopra le urla che non l'hanno potuto, non gliel'hanno fatto sentire e quindi mi è dispiaciuto perché lui ha gareggiato. Mannaggia, non è gareggiato, però vabbè, dai, l'anno prossimo ci rifaremo. Quindi dopodomani tanto tifo per quelli grandi? Sì. Va bene. Sì. Come si chiama l'altro ragazzo che è con voi? Andrea. Si chiama Andrea. Ok, allora... E bravo Andrea pure, bravi, complimenti. Insomma, sarà banale, però l'importante è partecipare, giusto? Sì. Vi siete impegnati tanto, c'è anche una ragazza con voi, insomma, forte. Non ho chiamato. Cosa ne pensate del Palio delle Botti? Dimmi un po' qualcosa. Molto bello, divertente, emozionante. La prima volta alle qualifiche sono stato un pochino in tensione e quindi ho sbagliato a volte. Però è divertente, l'importante per me è quello. Non importa, se insomma è andata benissimo. Vabbè, ci rifaremo l'anno prossimo? Noi non possiamo perché... Non ci avete più 11 anni l'anno prossimo? No, io no, perché li faccio a febbraio, 11 anni li faccio. Ma 11 anni puoi fare. Vabbè, l'anno prossimo vi cominciate ad allenare per spingere le botti grandi, va bene? Sì. In bocca al lupo, bravi! 2, 1, via, 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 via! Presentiamo la squadra, i nomi di tutti. Luigi. Kevin. Tommaso. Riccardo. Com'è andata? Siete stati bravissimi però, dai. Sì, sì, siamo stati bravissimi, soltanto che abbiamo tagliato la strada, abbiamo curvato troppo presto. Abbiamo curvato troppo presto. Insomma, siamo andati a sbattere. È già tanto che comunque nessuno si è fatto male, avete visto quello che succede qualche volta? Vi siete allenati tanto? Sì, dal primo maggio. Ammazza, e che cosa avete fatto per allenarvi? Allora, ci siamo allenati gli ultimi giorni col cambio. Poi i primi giorni abbiamo, dato che Kevin e Riccardo io e Luigi l'anno scorso l'abbiamo fatto, quindi lo sapevamo. Però i primi giorni Kevin e Riccardo dovevano imparare meglio le tecniche di base. Basta, le tecniche di base. Insomma, la cosa più importante qual è?
Ditemelo in coro. Divertirsi. Bravi. Sentiamo. Sofia Spazzoni, Matteo Felciani, Tommaso Cerquaia, Nicola Pagliocco. Siete stati degli eroi, non solo bravi, perché ci avete provato fino alla fine, vero? Che mi dici? Mi sono fatto male. Ti sei fatto male, adesso come stai? Mo ci riprendiamo di umore, vero? Sì, sì. E tu? Anch'io, sì, sto bene, solo... Ti sei un po' sbucciata le ginocchia. Ah, già l'avevo fatto. Vabbè, ma queste sono ferite di guerra, bisogna essere orgogliosi. Molto, molto. E voi siete stati contenti di come comunque è andata la gara, di aver partecipato, vi siete divertiti? Certo, sì. Sì, vi siete divertiti. Le sensazioni, raccontatemi qualcosa. Un po' triste quando si sono fatte male. Lo ridici, scusa. Un po' triste quando si sono fatti male. E tu? Anch'io, perché quando ho visto che la botte andava addosso a loro due mi sono subito preoccupato, ho avuto una paura terribile. Tu ci hai avuto paura? Parecchio. Un pochino sì, Allora, ancora bravi. Per voi l'applauso secondo me è doppio. Sentiamo i vincitori del Palio delle Botti edizione 2014, bravissimi! Rione Centro, forza, i nomi! Matteo, Alessandro, Gabriele, Gianmarco. È stata dura? Sì, molto! Raccontatemi le emozioni a caldo! Le emozioni a caldo, su! È stata un'emozione bellissima vincere per la prima volta al Palio delle Botti, era pure il nostro, per me era pure l'ultimo anno, anche per loro due. Quindi poi dall'anno prossimo niente, si comincia a gareggiare per le botti dei grandi. Speriamo bene che ce lo ricorderemo. Sei contento? Tanto. Che cosa vuoi dire agli altri che hanno partecipato?
vogliamo dire al Via Larga che sono stati molto bravi e ci dispiace molto che hanno avuto quell'incidente. E anche l'ammetto che alla fine, anche se erano un pochino scoraggiati per gli incidenti, hanno sempre gareggiato contro di noi. Bravi, siete stati bravi, corretti e in bocca al lupo anche per l'anno prossimo. Io volevo dire che la vittoria è anche per il Via Larga che si è fatto male. E poi grazie anche al tifo. Tanta solidarietà e grazie al tifo del centro. Bravi. Ma ragazzi, i secondi, se vuol dire che siete stati bravi, eravate 8 squadre, porco cane. Allora, lacrime solo di gioia voglio, va bene? L'anno scorso avete vinto, adesso presentatevi. Lorenzo Pace. Mattia Fiorini. Elia Cuscina. Riccardo Moretti. Bravissimi, i vostri nomi per ricordarci che siete grandi campioni pure voi. L'incidente di Larga si sono fermati, fallo notare. Tra l'altro facciamo notare che durante l'incidente del Via Larga è successo un po' tutto questo momento di confusione, voi vi siete fermati, siete stati molto corretti. Che cosa avete provato via per questa ultima sfida? Allora, andando anche siamo stati bravi a aspettarli. Educati e ci siamo anche divertiti, alla fine ci siamo pure divertiti. L'importante quindi è divertirsi. E partecipare. Bravi, basta lacrime. L'anno prossimo andrà meglio. In bocca al lupo per l'anno prossimo, va bene? Bravi. Adesso via il tifo per quelli grandi, su! Forza Meto! Sicuramente l'avrebbero vinto. Ed ecco che appunto viene consegnato ai quattro spingitori, Mattia Fiorini, Elia Cuccina, Riccardo Moretti e Lorenzo Pace, dalle Emilia Luciani, giunto la forma di botte. Presidente della Procol, Angeleri, consegna il secondo palco.